aspettavo, non me l'aspettavo, è stata una bellissima sorpresa, diciamo, è stato un riconoscimento alla città di Torino e ai progetti che abbiamo portato insieme avanti con tutti gli uffici che si sono impegnati in questa trasformazione digitale, nell'attrarre all'interno del territorio tecnologie. C'è stato un riconoscimento della nostra amministrazione, non solo dei nostri uffici e del Comune di Torino, ma dell'ecosistema che ha collaborato con noi, delle aziende, delle fondazioni, delle università, quindi è stato un lavoro di squadra questo. Lei viene dall'università, è una buona matrice. I suoi avversari le ricordano però le tante difficoltà, e tra queste quella della carta d'identità digitale. Io vengo dall'università, ma in precedenza ho lavorato in azienda, ho lavorato in consulenza. I progetti nuovi hanno sempre delle difficoltà e l'importante è riuscire a trovare delle soluzioni e non cercare di non arrendersi davanti a una problematica e non assuefarsi, come spesso succede, ma andare avanti, trovare soluzioni nella formazione del personale, nel miglioramento digitale e nell'inclusione anche dei cittadini in questo, diciamo, digital gap che pian piano si assorbirà all'interno del nostro bel paese. Lei domani sarà... Quale sarà la sfida a livello nazionale? Adesso la vedremo, la concorderemo insieme. Io ho tante sfide in testa, ma insomma c'è un ministero, un paese. Lei domani sarà a Torino, quindi vuol dire che lascerà l'assessorato all'innovazione del Comune di Torino? Allora, su questo stiamo parlando con la sindaca, quindi non posso rispondere ancora. Il mio cuore è a Torino, i progetti che sto portando avanti li sento molto miei, oltre che dell'amministrazione della città, quindi vedremo come mettere tutto in sicurezza. Va bene, grazie.